replica, meglio parlare di revisione. Sì al dialogo con l'Europa, ma no a una manovra con nuove tasse. Lega e 5 Stelle chiedono l'impegno del governo a rivedere i parametri di stabilità europei e la risoluzione della maggioranza è stata approvata con 287 voti favorevoli, 188 contrari e 33 astenuti. Francesco Maisano. I 5 Stelle chiedono a Conte di lavorare per un'adeguata presenza italiana nelle istituzioni europee e poi affondano sull'austerity. La trattativa che porterà avanti il Presidente del Consiglio sarà decisiva per contrastarla. Utilizzare l'austerità per ridurre questo debito PIL, come ci chiede l'Europa, è sbagliato, è addirittura folle, lo dimostra quello che è già passato il nostro Paese, perché c'era qualcuno che diceva che era sbagliato fare lacrime e sangue. Però qualcun altro diceva no, ma è l'unico modo per ridurre questo rapporto. Vediamo che effettivamente non è così. Quindi questa non è la strada da intraprendere. Poi un passaggio sul quantitative easing annunciato da Draghi per il movimento è necessario, ma scaturisce dalle politiche sbagliate e illogiche dell'Unione Europea. La Lega avverte Bruxelles, non pensi di ricattare l'Italia con la procedura di infrazione. Se la costruzione europea non è la casa comune ma un lager, o c'è la fuga o la ribellione. Noi non vogliamo nessuna delle due, ma l'Europa ci deve rispettare. Se la cura che la Commissione europea vuole dare al nostro Paese è quello di tornare alle politiche di austerità, noi diciamo una cosa, che le politiche sociali che abbiamo fatto, reddito di cittadinanza e quota 100, sono state la vera cura al disagio sociale che l'austerità ha portato. Quindi che la Commissione non pensi adesso di curare il malato togliendogli l'antibiotico. Poi l'invito a Conte a difendere strenuamente le politiche sociali del governo e la fase 2, che punta all'economia reale e agli investimenti, a partire dalla flat tax.